Salve, salve ragazzi, chi vi parla oggi è Mr. Karachi e questo è un nuovo capitolo della nostra miniserie in Tropico 4. Ci eravamo lasciati nel capitolo scorso dove essenzialmente io avevo costruito i nuovi palazzoni e condomini moderni della nostra città che piano piano si sta modernizzando. Ho costruito anche il ristorante girevole e dopo ho cominciato un pochino ad espandermi e qua facendo cose strane. Qua c'è il presidente che sta dirigendo i lavori e boh, alla fine diciamo che la città sta cominciando a prendersi piuttosto bene, anche perché io sono più inattivo di quello, intanto avviamo il gioco, sono più inattivo di quello che pensavo. Infatti se vi ricordate ad inizio serie avevo ho vinto le elezioni. Sì, intanto c'avevo anche delle elezioni in ballo. E come detto, ad inizio serie avevo messo che bene o male l'economia mondiale non era messa così male. E questo mi dà un bel po' di vantaggi per quanto riguarda, penso, i turisti, per quanto riguarda le donazioni internazionali che mi arrivano, eccetera. E devo dire che non mi aspettavo che le cose andassero così bene come mi stanno andando, come mi stanno andando adesso. E però ci potrebbe sempre mettere pochissimo prima di, cioè, l'economia potrebbe rovinarsi in un batter d'occhio. Intanto mi era venuto fuori un messaggio qui che un garage è affollato e me lo sono perso. Perché tipo c'era da cliccare, ti facevo vedere anche quale garage era affollato, così ne mettevo uno lì vicino, però vabbè, non importa. Cose da fare. Nuove attrazioni per il, no, nuove attrazioni per il turismo. La marina l'ho già fatto, il giardino botanico fa un po' cagare, il giardino botanico, però si potrebbe anche fare. Tanto lo faccio adesso e poi non ci penso più. Lo metterò nelle zone tipo verdi, però che palle. Qua così. Un bel giardino botanico? No. Così non lo facciamo, mi ha rotto il capo. Ok. E un garage sovraffollato. Questo, e ne devo fare lì un altro vicino. Dove lo faccio? Metto uno qua, infrastrutture, garage, qua, così. No, ho sbagliato, infrastrutture, garage, eccolo qua, il garage. Così, perfetto. Il garage tipo serve, vabbè, è ovvio, le persone ci entrano a piedi e ci escono in macchina. Detta in parole povere. Sorprendente, wow. Ok, devo fare nuove case. Potrei ampliare un pochino questo nuovo quartiere. Alcune persone stanno protestando contro il governo. Che palle. Che me dove nessuno sta protestando. Non è vero, è bugia. Ok. E perché stanno protestando poi? Sono tutti quanti contenti. Gli idealisti. Ah, non ci sono mausolei. Faccio subito il mausoleo. Un attimino. Mausoleo. Lo metto qua. Oppure qua. Qua. Non posso, non vorrei mettere in un posto nascosto, perché cazzo il mausoleo porta sfiga. Perché questo è la tomba del presidente, che fra l'altro in questo video non abbiamo ancora salutato. Presidente, dov'è? L'ho perso. Si è perso in mezzo agli ananassi. Eccolo qua, è lui. No, non è lui. Dov'era presidente, dove sei nascosto? È in mezzo alla foresta, in mezzo alla natura, sta riflettendo, ok? Forse è senza sigla. Ah no, ce l'hai, sigla. Lasciamolo riflettere perché sennò poverino. No, dopo non dirige più i lavori. L'unica cosa che fa il presidente è dirigere i lavori. C'ha ragione. È un po' come i vecchietti, tipo, che si fermano davanti ai lavori che ci sono in strada. E vabbè, i soliti stereotipi che ci sono, vabbè, lasciamo stare. E intanto qua, ho finito di costruire i vari moli turistici che mi portano i bei turisti appunto in città e quindi mi fanno guadagnare i bei dindi. Tuttavia, cose interessanti da costruire potrebbero essere il parco pubblico, che tipo lo posso mettere qua così. No, fa cagare. Faccio una strada qui, così, guardate. Che devo fare il piano regolatore di questa città. Dritta la strada, dritta, ok. E ho sbagliato, così. E qui ci metto il giardino. No, cosa ho fatto? Il parco cittadino. Così, ok.
dopo faccio un'altra strada qui, un'altra strada lì e eccetera. Qui cose che ci posso fare, piccoline, un altro ristorante non ci sta. E un casinò non ci sta, troppo grande, ristorante gourmet. Non ci sta assolutamente, non ci sta. Una clinica posso metterci. Clinica ci sta, questa ci sta a manetta. Eccolo qua. No, ho sbagliato. E un'altra cosa piccolina, una banca non ci sta. Un ufficio doganale non serve a nulla. Una chiesa non serve a nulla. Un ospedale, una casa di cura. Qua ci sta una casa di cura? Non... ci sta, qua così. Una casa di cura, così. Beh, però ci ho messo la clinica lì vicino. Che stupidate che ho fatto. Vabbè, chi se ne frega. C'ho soldi da buttare. Alcune persone stanno protestando pacificamente contro il governo. Eccoli qua. Mi sono perso. Dove sono le persone? Sono andate via. Eccoli. Vabbè, comunque c'è gente che è incazzata. No, non importa, gli passerà. Questo è il mio mausoleo che... posso metterci tipo anche le trappole esplosive, così quando vengono, quando ci sono i rivoltosi in città, la prima cosa che vanno a fare i rivoltosi è andare a prendere il mausoleo. E quando vanno a prendere il mausoleo, eccolo qua, quando vanno a prendere il mausoleo posso attivare le trappole esplosive, esplodono tutti e muoiono e sono felice. E il presidente soprattutto è salvo. Qui è tipo una proposta di investimento estera e posso fare una fabbrica di sigari. Oh... fabbrica di sigari. Sì, dai. Che tipo è la Cina che mi chiede di costruire nella mia città una fabbrica di sigari per lei. E per un tot di tempo, dopo dovrebbe sparire. E io guadagno da questa cosa, no, essenzialmente. Cioè, sono cose da fare per guadagnare e le faccio. E, bene, bene, bene. Ci serve altri. Ah! Condomini moderni devo fare ancora. La mia città si deve espandere. Ma no, qua non li faccio più i condomini moderni. Metto qua. Ah, ha finito i soldi. Ok, non importa. Questo cos'è? Ospedale. Alcune persone stanno protestando pacificamente contro il governo. Che palle. Basta protestare. Presidente, vi faccia smettere di protestare. Presidente è nelle zone basse della città. Nelle zone basse. Vabbè. Benissimo. E intanto, nel capitolo scorso io pensavo di avere soldi a manetta. Intanto mi sono scesi di un botto. Potrei emanare un editto. Non posso emanare nessun editto. Festival delle mongolfiere. Aumenta gli stand di intrattenimento e incrementa il tasso di turismo. Subito. Questi sono editti dell'espansione Modern Times che posso fare perché ho Modern Times. Riforma della sanità. Aumenta il numero di visitatori. Vabbè, lascio stare. Lo faccio più avanti. Ho già fatto la festa nazionale. L'ho fatta alla fine. La festa nazionale la faccio subito perché, tipo, vengono fuori i fuochi d'artificio. No, salvataggio automatico. Che sul momento clou mi viene fuori il salvataggio automatico. Ecco qua, i fuochi d'artificio. I fuochi d'artificio che, fra l'altro, si ripetono ogni anno alla stessa data per fare. Perché c'è la festa nazionale che ho istituito io. Cioè, decido quando fare le feste nazionali. Che bello, che bello. Tutti quanti a casa da scuola. Ok. Qua aerei che vanno, aerei che vengono. E stavo pensando a altre cose interessanti da fare. Però finché non vado abbastanza avanti col tempo, non ci sono i bei palazzoni. Intanto qua i fuochi d'artificio non smettono più. Basta però adesso, ho capito io. Però basta. Basta fuochi. Basta. Avete rotto. Che palle, tutti quanti soldi in fuochi sto spendendo. E altre cose interessanti da fare. Ah, la piantagione biologica. Minchia. Questa è perché sono andato abbastanza avanti nel tempo. E intanto banane, papaya, ananas, caffè. Potrei farlo di caffè. Tabacco, potrei fare il tabacco e metto a fare i bei sigari. Ma sì, facciamo il tabacco. Così. E ne faccio un'altra. Senza pensarci, proprio senza pensarci, ne faccio un altro. Eccola qui. Aspetta, è un gran turco, no? E volevo fare raccolta alimenti, banane, papaye e ananas. Raccolta del reddito. Tabacco, caffè e zucchero. Ah, perché?
queste piantagioni biologiche funzionano in maniera diversa rispetto alle vecchie fattorie, perché per chi non se ne fosse accorto, prima potevo, e adesso posso fare solo queste piantagioni biologiche, prima invece potevo fare solo le fattorie che sono questo schifezzo qui. Mentre le fattorie possono produrre solo una cosa, le piantagioni biologiche producono contemporaneamente tre diverse cose. In questo caso, quelle che sto facendo producono tabacco, caffè e zucchero. E col tabacco posso fare sigari, col caffè posso fare il caffè, e guarda caso, e con lo zucchero... Che cazzo posso fare? Ah, posso fare il rum con lo zucchero, mi sa. Vediamo. Industria... Fabbrica di sigari, distilleria di rum. Produce un ottimo elisir caraibico impiegando lo zucchero. Lo faccio subito. Faccio ubriacare tutti. Paga, distilleria di rum. E intanto questo è il conservificio che mi lavora il... non mi ricordo più. Cosa sono? Quanti cazzo di mongolfieri ci sono? Porca Eva, un'invasione. Ah sì, perché avevo fatto l'editto. Editto, quando dico editti, editto mi viene in mente Rom 2, vabbè, insomma. Il conservificio, che cazzo mi consuma il conservificio? Non mi ricordo. Conservificio, produce cima, ah, mi consuma pesce, il caffè e gli ananassi, ok, va bene. Qui ho finito di fare la casa di cura, che è questa qui, è tipo per gente benestante, essenzialmente. Faccio nuove case. Così li faccio. Così. E ne faccio un altro. Non ne posso fare un altro. Vabbè, non importa. E cos'è tutto questo buio? Che tristezza. Oh mio Dio. Che palle, un altro tornado. Non ci credo, che cosa brutta. Sì, perché nelle campagne che ho fatto per conto mio, intanto mi sto beccando proprio i porti che sono essenziali per... la mia sopravvivenza, non è vero, non devo dirlo, e quando ho giocato per i fatti miei, i tornadi, gli uragani mi venivano veramente una volta ogni morte di prova. Adesso ne sono già venuti due così a manetta, mi sta preoccupando. Intanto non ha distrutto, ah no, ha distrutto l'hotel, brutto, ha distrutto, che palle! Ha distrutto un condominio. Adesso questo condominio non posso più rimpiazzarlo. Perché questo tipologia di condomini non ce l'ho più. Vabbè. Sta distruggendo tutto. Ha rotto anche il cazzo però questo tornado. Se ne andasse potrei continuare a giocare. Se no continuiamo così e guardiamo che distrugge le cose. Ok. Ah, finito. È andato via. Ha distrutto 5 edifici distrutti. Un hotel... la stazione elettrica sussidiaria, questo è malissimo, il condominio, il negozio di souvenir e il bar. Ripariamo tutto. E... ricostruisci. Dov'è? Ho sbagliato. Ricostruisci. Ricostruisci. Basta. Questo non posso più ricostruirlo. Ah, questo cos'era? Negozio di souvenir, ricostruisci. E basta. Cosa ci metto qua? Cosa ci metto? Ah, una cosa fighissima da fare. Il centro d'affari! Oh mio Dio! Cominciano i palazzoni alti? Il centro d'affari lo metto qua vicino al baretto. Sì, il baretto, al ristorante. Così. Cominciamo con i palazzoni sempre più alti? Non ci credo. E qui volevo fare un vivaio. Un attimino. Eccolo qua. Non ci sta. Vabbè. Perché quello che solitamente faccio è il vivaio serve essenzialmente per le zone agricole. Il vivaio ti permette, che è questa cosa qui, ti permette di o rimboscare la zona intorno oppure di fare l'agricoltura biologica che serve per aumentare la produzione di papaya, ananas e banane oppure di fare le coltivazioni transgeniche che ti aumenta la produzione di gran turco. Tuttavia, alle volte, quello che faccio io è mettere tipo un vivaio in mezzo alla città per aumentare il rimboschimento della mia città, appunto. E quello che viene fuori è che tipo nelle zone dove non ci sono edifici vengono fuori tutti quanti alberelli e sembra tipo che venga fuori un parco pubblico ed è veramente bellissimo, solo che qua non posso farlo. E qui ci metto magari qualcosa di intrattenimento, un casino non ci sta. Intrattenimento, un cinema. Dai, il cinema ci sta. Così. Bel cinema.
Così tipo escono di casa e vanno subito a vedere una notte al museo. Ok. Ah, questo qua è il centro d'affari. Il centro d'affari ti dà soldi a manetta. Tantissimi anche, veramente tanti. Ok. Ci sono altre cose belle da fare. La banca non la faccio adesso perché più avanti viene fuori la banca quella bella. Quella fa cagare, quella che c'è adesso. Però quella che c'è più avanti è veramente bella. Qualcosa metto un vivaio in giro, così dopo vi faccio vedere come viene la città. Non è che diventa favolosa, però insomma diventa più carina. Tipo lo metto qua, così. L'imboschimento, tipo dovrebbe cominciare a riempire le zone qui intorno. Qua ci metto una strada magari. Infrastrutture, strada. Così. Tipo riempie tutto quanto qua di alberi, diventa un pochino più carino. A dir vero magari vi fa cagare, però insomma è bello. Mi piace sognare, via. Facciamo un po' di nuove case. Ah no, ho sbagliato. Nuove case. Potrei fare magari qualche... Ah, e devo potenziare la mia rete elettrica. E potenziare intendo fare questa cosa. Stazione elettrica sussidiaria. La posso mettere qui? Non la posso mettere qui. La posso mettere qui? No, non posso dare. La metto qua, così. Così non la vede nessuno. E fra l'altro, se avete notato, posso costruire le centrali elettriche solari. La metto qua così. 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 Più giù. Ok, perfetto. Le centrali elettriche solari sono belline perché non richiedono lavoratori. Non dovrebbero aumentare l'inquinamento e sono fighe. Tanto qua ci sono... mongolfiere che volano sopra i vulcani da cagarsi in mano dalla paura, però non importa. E non posso fare l'hotel turistico figo, non lo posso ancora fare. Vediamo quanto mi ha fatto guadagnare. 4000 ed è appena stato costruito. Oh mio dio sto diventando ricchissimo. Non è vero, però insomma è bello sperarlo. Potenzi un pochino. Ah, qua potenziamo. Boh, io queste cose qua di livello neanche le leggo, le faccio e basta. Qua cos'è che stavo producendo? Tabacco, caffè e zucchero. Tabacco, caffè e zucchero. Questo mi. La distilleria di rum mi. Destilleria. La distilleria di rum mi consuma lo zucchero. Il conservificio mi consuma il caffè. Però io posso fare anche la fabbrica di sigari. Lo metto qua. Così. Fra l'altro qui c'è un'altra fabbrica di sigari. Però questa è una fabbrica di sigari, mi pare cinese. Cinese nel senso che deve essere proprio stata fatta dai cinesi. E dovrebbe andare via automaticamente dopo un po' di tempo. Adesso non mi ricordo bene, però vedremo più avanti. Qua rimboschimento dovrebbe cominciare a produrre. Eccolo qua. Un alberello. Eccolo qua. Sì. Eccolo qua l'alberello. Si sta sviluppando. Intanto lo scorrimento della visuale è troppo rapida. E faccio altre abitazioni. Qua così. Così. E pensavo di fare, stavo dicendo prima, o degli hotel di lusso, paga, dove essenzialmente ci vanno ad abitare i ricconi sfondati. Tipo lo metto qua vicino all'aeroporto così non dormono mai la notte. E oppure posso fare anche un po' di abitazioni, gli appartamenti di lusso. Potrei farli sinceramente, però sono veramente brutti. Le case, anche le case fan cagare. Quindi io faccio solo condomini e basta, perché... E gli appartamenti quelli sono veramente, ma veramente brutti. Cioè gli appartamenti di lusso sono veramente brutti. E anche le ville sono abbastanza brutte, quindi le lascio stare, solitamente. Pensavo di fare invece qualche cos'altro, tipo il centro sportivo. Ah, il museo d'arte moderna. Il museo d'arte moderna dovrebbe sbloccare. Lo metto qua. Il museo d'arte moderna mi dovrebbe sbloccare qualche nuovo editto. E adesso un attimo finisco di costruire, dopo vediamo. Tanto qua, palazzi che crescono. Oh mio dio. Oh mio dio, che epica città. Oh mio dio, che epica città. Altre cose belle da fare sarebbero queste. Il mausoleo già fatto. La fiamma eterna e il Cristo Salvatore. Li devo fare assolutamente.
appena c'è un pochino di soldi da spendere, intanto facciamo qualche bel editto. Proibizionismo, no, no, non si fa il proibizionismo. Alla star, potrei farla star. Difesa, no, non lascio stare. Test nucleare, il test nucleare vorrei farlo, non conviene farlo, cioè serve solo per prendere un po' di soldi, però è bello tipo vedere l'esplosione nucleare che avviene in lontananza. Se essenzialmente dici, non so, per esempio agli americani o comunque sia alle potenze straniere, dici: ehi, ho bisogno di soldi, volete fare dei test nucleari vicino alla mia isola e mi date i soldi? E loro dicono: sì, va bene, facciamo test nucleari e tieni 10.000 dollaroni, tu li prendi e vedi tipo la bomba atomica che esplode all'orizzonte. E il problema è che dopo ti si abbassa permanentemente il rapporto con gli ambientalisti, ovviamente. Ah sì, ma chi se ne frega. Bene, a parte che ormai dovremmo anche cominciare a chiudere. Prima di chiudere facciamo qualcosa di figo. Vorrei fare... ah, la fiamma eterna. Ecco cosa volevo fare. La fiamma eterna ci serve un posto epico dove metterla. No, qua è troppo brutto. La metto qua. No, la metto qua. Mi sa che la metto qua. Così, così. Toh, la fiamma eterna. La costruisco anche velocemente. Non posso. 20.000, non ce la faccio. E nulla, ragazzi. Io vi ringrazio di tutto. E mi raccomando, mettete tantissimi mi piace oppure non mi piace, seconda se vi piace o non vi piace questa serie. E noi ci vediamo nel prossimo capitoluzzo di questo nostro Tropico 4 e basta. Ciao belli! Se avete tempo da buttare via, mi raccomando, buttatelo via nella mia pagina Facebook e nella mia pagina Google+. Altrimenti, alla prossima.